Ecco allora cosa intendiamo per verità. Verità è tutto ciò che favorisce la vera natura delle cose, che è questa. La risonanza, l'empatia reciproca, perché siamo fatti così, cioè tu non sei un oggetto separato da me. Tu sei un flusso, io sono un flusso, siamo in risonanza. Comunque. Io però posso usare il pensiero per staccarmi, mettermi in una posizione di separatezza, ti posso giudicare, escludere da me. Io questo posso farlo con gli alberi, con la natura, posso pensare che quel leone lì, tutto sommato, è un oggetto inutile, o anzi, mi serve, e lo ammazzo con un fucile. Per fare questo vuol dire che io non sento più niente, non sono in grado di empatizzare con questo animale vivo e meraviglioso. Non sono in grado di empatizzare con un eucaliptus alto 112 metri. E quindi lo taglio, perché? Perché mi viene comodo, perché ci faccio dei soldi. Questo modo è talmente diffuso ormai che non ce ne rendiamo più conto. Le famiglie soffrono per il giudizio, sempre, regolarmente. Tutte le volte che c'è un problema in famiglia, state certi che la madre giudicherà, il padre giudicherà, i figli giudicheranno, sempre. Tu dovresti essere diverso da come sei, tu dovresti comportarti così, dovresti essere un'altra cosa. E lì ci sono, adesso è chiaro che per capire il giudizio ci vuole un'analisi approfondita, perché altrimenti si dice, eh beh, ma allora è valido tutto, no? Allora va bene anche uccidere un bambino, ovvero uccidere. Queste sono obiezioni che non hanno alcun fondamento. Adesso pian pianino arriveremo a scoprirlo. Allora, qual è il pensiero giudicante che sta alla base di tutti i pensieri giudicanti? Quindi la realtà dovrebbe essere diversa da come è. È così. E quindi se io penso questo, penso anche che è ingiusto che la realtà sia così. E quindi è giusta la mia ribellione, la mia rabbia. Capite? C'è un fatto di giustizia. È ingiusto. Da qui deriva, che cosa deriva se io penso che è ingiusto? Rabbia. Separazione e rabbia. Se io pratico molto questo pensiero, non dovrebbe essere così, non dovrebbe essere così, non così, non così, vivo nell'ostilità, non c'è dubbio. Ma vivo al sicuro o no? No, quindi cosa c'ho di fondo? Oh, paura. Quindi la rabbia e la paura si tengono insieme. Poi può darsi che la rabbia ne sia cosciente, la paura no. E se andiamo a vedere più in profondità, se io ho paura, vivo con ansia, c'è qualcosa che mi manca o no? Cos'è che mi manca? Una base sicura, mi manca la sicurezza. Ma qualche momento l'avrò sperimentata nella vita la sicurezza o no? Probabilmente sì. Se no non sarei vivo. Se non altro pare, ci dicono, quando siamo ancora dentro la pancia della mamma, almeno qualche momento pare che lo proviamo, di sicurezza, di sentimento oceanico di appartenenza. E quindi se io la conosco quella cosa là, ma non ce l'ho più, qual è il sentimento quando ho perso qualcosa e non ce l'ho più? Tristezza. Ecco lì che le tre emozioni fondamentali, rabbia, tristezza, paura, si tengono insieme.